Anche Napoli, dopo Roma, Milano e Torino, avrà quest'anno il primo Festival Internazionale dell'Architettura e del Design Open House, un evento totalmente gratuito che aprirà al pubblico con visite guidate circa 80 edifici solitamente inaccessibili per le loro particolarità artistiche ed architettoniche e prevede percorsi, eventi e mostre che si terranno nelle 10 municipalità. Noi apriremo circa 80 luoghi più una serie di eventi, incontri, percorsi, quindi ci saranno 100 esperienze nella 2 giorni del 26 e 27 ottobre. La città apre la sua architettura per un percorso di visite guidate integralmente gratuite, l'evento è non profit, e racconta la sua identità in cambiamento, perché la vocazione di questo evento è di raccontare, soprattutto insieme alla città storica, la città in trasformazione, cioè l'architettura moderna e l'architettura contemporanea. Presentato questa mattina presso la Fondazione Focus, aperto dai saluti del sindaco Luigi De Magistris, il festival nasce a Londra nel 92 per far vivere ai cittadini gratuitamente l'esperienza degli spazi della propria città. Oggi è un network internazionale che si sviluppa in oltre 40 città nel mondo ed a Napoli si terrà per la prima volta il 26 e 27 ottobre. Questa iniziativa, che condividiamo molto, alla quale formalmente partecipiamo, va proprio in linea con quello che la città di Napoli sta rappresentando in questi anni, e ci fa molto piacere che gli organizzatori di Open House abbiano scelto anche la città di Napoli, perché forse è la città che maggiormente in questi anni sta vivendo un'effervescenza culturale, un fenomeno di rigenerazione urbana molto importante, il recupero degli spazi degradati grazie al lavoro delle collettività, la conoscenza di luoghi che prima nessuno conosceva perché erano inaccessibili o perché non conosciuti, quindi un'operazione di recupero urbano, di democrazia partecipativa e di sinergia tra istituzioni, associazioni e mondo dei professionisti che noi sosteniamo e condividiamo. Ad accompagnare i visitatori alla scoperta di edifici storici, chiese, uffici, sedi istituzionali e nei diversi luoghi dell'evento saranno volontari, studenti e testimonial d'eccezione.